Azure Family, oggi faremo un piccolo riscaldamento pre-pasquale perché nei negozi sono arrivate le nuove Kinder Sorpresa Maxi a tema Miraculous e Avatar. Ma prima di cominciare, keep calm, stay tuned and cioccolatiamo! And welcome back to my channel, ma soprattutto bentornati in questo nuovissimo e super sorpresissimo video. Ebbene sì, perché come avrete ben capito, oggi sono qui per scoprire insieme a voi le nuove sorprese che si nascondono all'interno delle Kinder Sorpresa Maxi. Allora, questo mese, cioè febbraio, gennaio-febbraio, è uscita quella di Miraculous e poi ovviamente, raga, è ancora nelle sale cinematografiche, quella di Avatar. Costano l'una 4,90€, ma prima di cominciare a scartapacchiarla, se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, lasciatemi un bel like a questo video. Se siete nuovi e volete far parte anche voi della Magic Cosmic Family, iscrivetevi in tantissimi al mio canale YouTube. E inoltre vi aspetto anche su tutti i miei social network, o meglio Instagram e la mia pagina TikTok. Ma soprattutto Instagram, raga, followatemi! Vabbè, comunque il disagio non ci abbandona mai e sotto nei commenti lasciatemi hashtag disagio forever and ever. Comunque, cosa stavo dicendo? Giusto per iniziare ad assaporare la Pasqua, andiamo ad aprire queste uova. Già vi ho detto che costano 4,90, eccetera, 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 ma soprattutto volevo comunicarvi che tipo all'Eurospin sono già arrivate le uova di Pasqua. Non sono collezioni, non sono personaggi che seguo, perciò aspetto, perché, raga, sappiatelo che quest'anno la Kinder porterà una collezione dedicata a Stranger Things. Quindi, oh my god, non vedo l'ora. Cioè, sono... Oh, oddio. Cioè, raga, pedinerò il supermercato per le prossime settimane, perché io non vedo l'ora di aprirlo, non vedo l'ora di scoprire novità. Oh my god, no, ho detto già oh my god troppo. Perciò... 3, 2, 1, PlayStation. Ed eccoci qua, Azure Family, finalmente catapultati nella mia Magic PlayStation, super mega prontissimi per scoprire insieme le sorprese che si nascondono all'interno del Kinder Sorpresa Maxi di Avatar e in quello di Miraculous. Tra l'altro, raga, quello di Avatar sicuramente sarà anche presente nella collezione di Pasqua. Questo lo so già, ho già letto e visto alcuni spoiler e ci sono i personaggi in versione ovviamente più grande. Quello di Miraculous non so se quest'anno lo fanno, so che fanno quello di Stranger Things, quello è poco ma sicuro, in attesa della seconda parte della stagione. Allora, cominciamo ad aprire e guardiamo cosa si nasconde all'interno. Ok. Ah, ok, l'ho rotto, l'ho devastato. Bussolotto. Ok, le grammature di queste sono 100 grammi, quindi è leggermente più piccolo dell'uovo di Pasqua, quello classico Kinder piccolino. Raga, sono a dieta, ma il mio cioccolato qua, ma no, non sei buono, proprio un assaggino. E guardiamo cosa si nasconde nella collezione Avatar. Oh mio Dio. Allora, c'è un personaggio, ovviamente in 3D. Ok, allora guardiamo subito la checklist. Ah, come ogni personaggio, ma soprattutto come ogni sorpresa Kinder, il personaggio si può abbinare all'applicazione Playdo, ok, che scaricate tramite questo QR code. E abbiamo trovato questo personaggio, che tra l'altro, se ho capito bene, si illumina con la notte, quindi diventa fosforescente. Adesso andiamo a montarlo. Eccolo qui. Io non sono ancora andato a vedere Avatar. Avevo visto il numero 1, ma il numero 2 non ci tengo, soprattutto perché ho sentito che è lungo, è infinito quel film lì e no. Ok, abbiamo montato il primo personaggio.
è questo personaggio che sembra quasi mitologico a forma di cavallo. Torno a ripetere, io Avatar 2 non l'ho ancora visto e non so neanche se andrò a vederlo, appunto perché è lungo e hanno detto che annoia tanto rispetto al primo. E questo qua è il personaggio. Ecco, ripeto ancora una volta, non so che personaggio sia, però mi sembra ben fatto. Queste sei gambe sono veramente inquietanti. Cioè, però, carino. Fatto bene, eccetera. Per chi colleziona comunque, per chi ama Avatar, è una bella sorpresa. Ok, passiamo alla surprise number 2, quella di Miraculous. Miraculous, pura energia. Che disagio, raga. Sempre, sempre. Ok, surprise number 2 aperta. E andiamo a scoprire di che personaggio si tratta. Oddio, raga, ma hanno fatto tipo le confezioni semi-trasparenti. E abbiamo trovato Ladybug, ma io adoro. Abbiamo trovato Ladybug, in questo caso è una, cioè, normalissima, così. Raga, è veramente fatta da Dio. Tra l'altro hanno cambiato il materiale del prodotto. Quelli là, quelli vecchi, cioè le vecchie sorprese erano molto plasticose, ma al tatto sembra più morbidina. Raga, ma anche i vari dettagli, cioè io adoro. Non ha una... Si sta in piedi tranquillamente, non è tanto stabile, però è veramente stupenda. Guardiamo immediatamente la checklist. Probabilmente troveremo quattro personaggi, cioè nel senso loro due e loro due. Ok, anche questa in questo caso è abbinata all'app. Ottimo. E questo è il nostro personaggio. Veramente molto ma molto contento di questa sorpresa perché è fatta bene da Dio, cioè stupenda e io adoro. Cioè, ma poi anche la posa che gli hanno fatto assumere, eccetera. E questa qua penso che sia la checklist dei quattro personaggi che possiamo trovare all'interno. E quindi niente, raga, per questo unboxing è tutto. Queste sono una delle due, cioè sono una delle tante sorprese che potete trovare all'interno delle nuove Kinder Sorpresa Maxi. E adesso ritorniamo a noi per i saluti finali. Eccoci qua sul Family dopo aver scoperto le sorprese che si nascondono all'interno delle nuove collezioni di Kinder Gran Sorpresa Maxi. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia, ma soprattutto vi abbia strappato un sorriso. Perché se è successo così, ma ovviamente, raga, lasciatemi un bel like. E se siete nuovi e volete far parte anche voi della magica sul Family, ovviamente iscrivetevi al mio canale YouTube. Inoltre, vi aspetto anche su tutti i miei social network, o meglio, Instagram. E la mia pagina TikTok. Io per adesso vi mando un super mega kiss cioccolatoso a tutti, un abbraccio virtuale e ci vediamo al prossimissimo video. Ciao, Sir Family!